buona visione da Erbe Medicali, gli alimenti fermatempo. Buonasera amici, bentrovati ad Alimenti Fermatempo. Io sono felice in compagnia di Giampaolo Tocco. Buonasera Giampaolo. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, stavamo facendo un po' la nostra chiacchierata. Eravamo in trasmissione. Sempre molto piacevole, lei mi racconta sempre delle cose davvero molto interessanti, però questa sera con lei vorrei affrontare un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché credo che capiti un po' a tutti di essere un pochino spossati, soprattutto in questo periodo estivo, quindi mancanza di energia, quando ci si alza si vorrebbe subito ritornare a letto. E insomma tutto questo ha delle ripercussioni negative su quella che è poi la nostra giornata, perché siamo tutti molto indaffarati nelle nostre faccende quotidiane, nel lavoro, nella famiglia e in quant'altro. Che cosa possiamo fare, Giampaolo, per cercare di essere un pochino più attivi? Ribadisco un concetto che noi seguiamo personalmente, aziendalmente, da sempre. Per risolvere il problema, prima di tutto mi dovete dire qual è il problema, capirlo e capire quali sono le cause. Noi siamo... Lei sa che sono appassionato di motori, ormai lo sanno tutti. Sono appassionato di energia. Di energia. Noi siamo una macchina straordinariamente complessa, miracolosamente perfetta, che fa cose incredibili. Quando manca l'energia, e l'energia può mancare perché il metabolismo non funziona bene, perché le cellule sono ossidate, per mille motivi, perché ho mangiato male, ho mangiato cose che non andavano, perché il mio organismo mi sta dicendo guarda che non ti do energia, perché voglio che tu stia un po' fermino e blocchi la tua attività fisica, perché mi serve tutta l'energia, serve a me per andare a riparare quei danni che tu mi hai creato col fumo, col bere, col mangiare, con l'inquinamento. Quando noi abbiamo un sintomo, l'errore più grave, e purtroppo parlo da erborista, parlo da consumatore, parlo da essere umano che utilizza la scienza, quindi non da scienziato, sono un erborista, umile, guardo la scienza e vado a vedere quella scienza più pulita, quella più disinteressata, quella etica, e vado a prendere notizie. Allora, l'errore più grande che noi facciamo negli ultimi 20 anni, ed è per questo che è aumentata la spesa sanitaria, sono aumentati gli usi dei farmaci, è aumentata la nostra farmacoresistenza, cioè i farmaci non fanno più effetto perché ne abbiamo presi troppi. Perché l'errore qual è stato? Si accende una spia e io spengo la spia. No, io devo spegnere ciò che ha causato l'allarme. Non posso dare una martellata all'allarme o una martellata al LED che si accende e ho risolto il problema. Ho risolto il sintomo, non la causa. La stanchezza ha una causa e se conosciamo qual è il meccanismo ci rendiamo conto che risolverlo è di una facilità enorme. Per anni noi davanti al sintomo siamo ricorsi alla pastiglietta. Se lei guarda i fatturati degli integratori, degli energizzanti, quelli che portano dentro sostanze che danno la carica. Il mio organismo di vecchietto non ha nessun bisogno di sostanze che mi diano la carica, perché il mio organismo di carica me ne dà finché ne voglio, purché sia pulito. Come si produce l'energia? È una cosa ridicola, semplice. La diciamo? Io respiro, porto ossigeno nel mio organismo, mangio quei demonizzati carboidrati che invece i dietologi e i nutrizionisti veri hanno detto essere un patrimonio dell'umanità. Noi non possiamo vivere senza zuccheri,
Certo, di buona qualità i carboidrati, di buona qualità la pasta, di buona... ma secondo lei io rinuncio alla fettina di torta, rinuncio a una pizza, rinuncio alle patate, al pane, alla pasta, ai fusilli? No, no, rinuncio a qualsiasi altra cosa, ma non a questi piaceri che fanno vivere il popolo italiano più degli altri. La dieta mediterranea, demonizzata, ma rimane un patrimonio dell'umanità. Bene, io introduco la pasta in quantità misurata, o il pane, o le patate, i carboidrati, gli zuccheri semplici o complessi, o composti. Introduco tutto questo nel mio organismo e nel mio organismo avviene il miracolo. Il mio metabolismo e il metabolismo cellulare, la cellula sono io, ogni cellula che mi compone sono io in miniatura, respira, respirazione cellulare, metabolismo cellulare, fa la cacca, fa tutto come me. La cellula all'interno ha dei mitocondri, il sistema sanguigno e il cuore pompano il sangue a tutte le cellule del mio organismo. Il sangue porta zuccheri, nutrienti e ossigeno, entra nella cellula e il mitocondrio trasforma l'ossigeno e gli alimenti in energia. Il mio metabolismo trasforma zuccheri, proteine, vitamine, minerali, aminoacidi, ossigeno in muscoli, tendini, capelli, unghie, ossa. Ecco, questo è il miracolo. L'energia viene prodotta dall'organismo esattamente come l'organismo produce un muscolo. L'importante è che funzioni. Allora, davanti ad una carenza, e oggi, guardi, io ho contatto diretto con i miei clienti, sono 30.000, ovviamente non li sento tutti e non tutti i giorni, ma ne sento molti. Abbiamo un rapporto amichevole, ci scambiamo informazioni, imparo tanto da loro e loro hanno qualche consiglio, qualche prodottino buono da me. Io ne sento in questo periodo tantissimo, guardi, tantissimi. Uno sbalzo di temperatura di 5-6 gradi mette in difficoltà il sistema immunitario. L'alimentazione è quella che è, l'ossidazione e l'infiammazione, non lo dico io, lo dico, c'è un premio Nobel, è alla causa di tutti i problemi anche di questo. Se la cellula è ossidata non può respirare e non ha un metabolismo corretto. Ripulire la cellula, la membrana cellulare, dalla perossidazione lipidica e evitare che si inneschi produzione di radicali liberi significa consentire alla cellula di trasformare ossigeno e zuccheri in energia. Io non devo cercare e trovare energia in sostanze dopanti ed eccitanti. È inutile che tiro giù le bevande, quelle che spaccano il mondo, mettono le ali, quell'altra che ti dà, ti fa schizzare, ti fa saltare gli ostacoli. Quelli si chiamano doping, Barbara. Io non voglio perdere le mie capacità cerebrali, non voglio nemmeno perdere le mie capacità fisiche. Ma siccome la natura mi ha dato un corpo, un organismo in grado di produrre energia, voglio che produca energia. È un mio dipendente, il corpo deve darmi energia e lui mi chiede solo di essere ripulito dall'ossidazione e di togliere quelle infiammazioni che si innescono quotidianamente. Lo fa la curcumina, ma non fa solo questo. Fa anche molto altro, ma ne parliamo tra pochissimo. Volentieri. Eccoci rientrati in studio Giampaolo. In questi giorni, andando in farmacia prima di recarmi alla cassa, ho dato un po' un occhio a tutto ciò che mi circondava e ho visto che sembrava la panacea di tutto, nel senso che quando si entra in farmacia sembra che per qualsiasi piccolo disturbo ci sia la soluzione. Noi qui parliamo solo di sostanze naturali, non metto in dubbio che anche in quel caso ci siano comunque dei prodotti naturali, anche se questo mi ha fatto veramente molto riflettere, perché veramente per ogni piccolo disturbo che una persona può avere si trova comunque l'integratore adatto a.
E ho pensato appunto a lei, perché ho pensato lei mi parla di ossidazione e di infiammazione, che sono i due capisaldi sui quali noi possiamo puntare per cercare di mantenerci in salute. Lei mi diceva appunto prima della pausa pubblicitaria che l'energia ha a che fare con l'ossidazione anche. Perbacco. L'energia, allora, io ho tantissimi amici farmacisti. Io voglio loro bene e loro vogliono bene a me, quindi non voglio e non posso parlare male dei farmacisti, anche perché se non ci fossero io qualche problemino e qualche preoccupazione ce l'avrei. Sì, tutti. Pensi al cortisone, all'antibiotico, certo. Ai salvavita, per carità. Però sa, un po' per la richiesta e l'esigenza di noi consumatori, entro in farmacia e vedo dagli zoccoli ai salvagente, no, alla pasta, alle caramelline, di tutto. D'altro canto il mercato è fatto così. Io non ti impongo niente, il farmacista non ci impone niente. Siamo noi che chiediamo di essere ricoperti e subissati. C'è gente che si arrabbia perché è stata dal medico e il medico non gli ha prescritto niente. Siamo noi che ci arrabbiamo. Sono stato del dottor e il dottor il madagnè non mi ha dato le pasticche, le pinnule, le pillole. Siamo noi. È inutile continuare col dito puntato, è colpa tua, è colpa sua. La prima colpa è nostra, che pretendiamo ciò che non serve. Poi si arriva alla Blackburn, a De Grey, ad Iflick, che ci dicono, sì, certo, ci sono 100 pillole per 100 problemi diversi, ma se i 100 problemi hanno un'unica causa, andiamo a colpire quella causa. Allora c'è chi dice no, io voglio queste sostanze per risolvere il problema. C'è qualcun altro, per esempio i miei 30.000 clienti che stanno notevolmente aumentando, perché forse hanno capito il mio entusiasmo e hanno capito che la risoluzione di un problema è facile se conosci il problema, conosci la causa e conosci la soluzione. A noi ce l'hanno regalate. Blackburn ci ha regalato la sua ricerca. Lei ha vinto un premio Nobel. Iflick, De Grey ci ha regalato i suoi studi. L'ossidazione e l'infiammazione sono la causa di tutte le malattie, della stanchezza, dell'innesco di malattie e dell'accorciamento della vita. Ci sono l'ossidazione e l'infiammazione. Ci sono sostanze come il cranberry selvatico e la curcumina che agiscono anche nei confronti della stanchezza e quindi della mancanza di energia. L'energia non la devo e non la posso portare dentro con integratori, dopanti e con sostanze eccitanti. Lei pensi alla rincorsa della vitamina B, gli integratori. Ma la vitamina B è nel coniglio, non vogliamo mangiare gli animali, quindi coniglio, merluzzo, sardine, formaggi, siamo vegani, neanche i formaggi, neanche i legumi. La vitamina B è dappertutto, specialmente la B12, ma se non la metabolizzo, ma se non la trasformo, è chiaro che la vitamina B non potrà svolgere nel mio organismo quel lavoro che deve svolgere per aiutarmi a ritrovare energia. Quell'energia prodotta dai mitocondri è energia che produce il mio organismo. La cellula ti chiede solo di essere pulita. Beh, butto all'interno un cranberry selvatico che è uno dei più potenti, ma deve essere cranberry, deve essere mirtillo rosso, deve essere palustre, deve essere selvaggio. Io per il terrore di perdere questo frutto mi sono comprato dei terreni in Quebec. Purtroppo è poca roba, purtroppo la mia quantità fa ridere le multinazionali, che mai si occuperebbero di terreni che ti danno 200-300 mila confezioni all'anno. Questi vogliono fare 300 milioni di confezioni all'anno, quindi ricorrono a quei mirtilli che poi altro consumo ha detto: guardate che nei prodotti che trovate in giro non c'è dentro niente. Ecco, perché lei invece si è focalizzato proprio su questo tipo di mirtillo e che studi ha fatto su, allora, questo, su questa banca? Allora, ci sono 20.000 studi scientifici indipendenti, studi scientifici, e noi abbiamo esaminato l'ingegner Stefano Rossi, che svolge questa attività, quella di controllo, quella di esame dei dati. Abbiamo esaminato centinaia di mirtilli italiani, nord europei, americani, canadesi. Ecco, questo del nord del Quebec
ha una densità, ha una concentrazione di minerali e di vitamine, ma mi interessano poco, quelle le tiriamo dentro anche da altri frutti, ma di antiossidanti, è un mix di antiossidanti che ci ha fatto vedere la qualità del lavoro che svolgono nell'organismo, eliminando i radicali liberi, eliminandoli, neutralizzandoli, ripulendo ogni mia cellula, disintossicando l'organismo, depurando l'organismo, ringiovanendo le pareti del cuore e delle arterie, riaprendo i capillari, proteggendo il cervello, proteggendo la retina. Ma tra le mille cose fantastiche che fa nel mio organismo, ripulisce le cellule, dando possibilità ai mitocondri di lavorare, di trasformare zuccheri e ossigeno in energia. Tutto il resto lo deve fare il mio metabolismo, introduco una curcumina vegetale, sa perché dico vegetale? Perché il 99% delle curcumine, 99% delle curcumine presenti sul mercato sono costituite da 90% porcheria pericolosa fatta dagli scarti, realizzata con gli scarti della lavorazione del petrolio. L'altro 9% curcumina contaminata che l'anno scorso ha fatto danni, scandaloso, c'è un 1% di curcumine presente, immagini 100 boccettini, lei non sa quale, l'unico con curcumina, allora lo dico io, è quello, guarda, io non faccio marketing, non parlo del mio prodotto, ma controllate che in etichetta sia curcumina vegetale HBA. Quindi vuol dire curcumina, da curcuma longa ad altissima biodisponibilità. Questa riattiva il metabolismo. Alta biodisponibilità, tra l'altro, è fondamentale. Fondamentale, perché riattiva il metabolismo, mi dà energia, Barbara lei non ne ha bisogno, ma io sì, fa anche dimagrire, perché elimina il grasso addominale, proprio riattivando il metabolismo, non con meccanismi strani chimici ai quali ormai il mercato ci ha abituato, semplicemente rimettendo in moto il nostro metabolismo. Benissimo, Giampaolo, siamo in chiusura, le chiedo le quantità e in quale momento della giornata assumerla. Bene, guardi, ho un problema qualsiasi, stanchezza, mancanza di sonno, problema urogenitale, affaticamento cardiaco, pressione un po' alta, valori sballati del sangue, dolori articolari, ho un problema? Assumo 3 compresse di cranberry selvatico al giorno, metà mattina, metà pomeriggio, la sera prima di andare a dormire. Ho questi problemi? La curcumina 3 volte al giorno nelle quantità che noi indichiamo con un misurino, durante la colazione, durante il pranzo, durante la cena. Sono finiti i problemi? I miei sintomi si sono completamente attenuati, scomparsi? Continuerò con 2 compresse durante la giornata di cranberry selvatico e un cucchiaino di curcumina a pranzo. Benissimo, grazie per essere stato con noi, alla prossima, arrivederci. Arrivederci da Erbe Medicali, gli alimenti ferma tempo.